Questa 23esima edizione del premio letterario Giuseppe Acerbi è particolarmente interessante dal punto di vista scientifico e letterario perché è dedicata alla narrativa cinese dell'emigrazione e gli autori che sono in gara sono dei grandi, sono molto noti, quindi la scelta è stata molto difficile e si è cercato di privilegiare le opere che hanno un rapporto più diretto con il mondo europeo, con la cultura europea e che meglio dimostrano come ci sia una circolarità di temi e di valori attraverso le culture e come la letteratura, la narrativa e i romanzi siano un mezzo straordinario per far conoscere le persone, per far emergere ciò che di più bello, di più profondo c'è nell'umanità tutta. Abbiamo scelto degli autori che si trovano attualmente fuori dalla Cina e quindi è anche interessante vedere come loro rivedono il loro paese d'origine e come eventualmente ne hanno un ricordo o un'immagine per chi non c'è stato. Quest'anno i commenti che io ho avuto modo di sentire dai nostri utenti che frequentano regolarmente la biblioteca è stato estremamente positivo nei confronti di tutti i testi presentati, che hanno trovato estremamente moderni, interessanti e poi hanno risposto un po' a quelle che erano le domande che si erano posti leggendo i libri dell'anno scorso. Quindi speriamo oggi che la votazione accontenti la maggior parte delle persone, che non ci siano delle grosse discrepanze e che lo scrittore vincitore possa venire a novembre per incontrare dal vivo proprio i lettori e tutte le sezioni di giuria e quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione del premio. In questo caso abbiamo un artista che è cinese ma è di una minoranza nazionale, cioè un artista cinese ma uiguro. Gli uiguri sono una popolazione molto antica che vive nella parte della Cina verso l'Asia centrale, diciamo sulla via della seta, all'inizio della via della seta. Sono generalmente, non è tanto il suo caso, ma sono generalmente caucasici e hanno anche ogni tanto qualche difficoltà di carattere politico-religioso perché sono anche musulmani, alcuni di loro, in un paese che è sostanzialmente laico. Che roba è emozionata? Mi chiese il capo con aria diffidente. Non lo so, balbettai. Una cosa occidentale, una canzone, più o meno, rispose Basilico. Si c'è, con baciato le piccole facciate cinese, ha vinto il concerto. Ha vinto perché l'opera in un certo senso è molto accessibile anche a un pubblico italiano, a un pubblico europeo, è comprensibile ma nello stesso tempo ci apre grandi visioni sul mondo cinese, sulla sua complessità e sulla drammaticità della sua storia anche recente.